È straziante il momento in cui la bianca bara del piccolo Cocò e quella del nonno arrivano davanti a quella casa, davanti a quel giardino in cui il piccolo ha giocato tante volte, felice. La madre detenuta, che ha avuto il permesso di seguire il funerale di suo figlio e di suo padre, è distrutta dal dolore. È una giornata triste, di lutto, di dolore, di costernazione, di profonda anche delusione per purtroppo queste ferate d'elite che siamo da consumare. Io spero solamente che il sacrificio del piccolo Cocò possa significare un impegno per la difesa delle prerogative dell'infanzia e soprattutto un impegno massiccio da parte di tutti noi adulti per battersi contro la violenza, contro la criminalità organizzata, contro il malaffare. Il lungo corteo attraversa Cassano Ionio, pian piano la gente si accoda per arrivare tutti assieme alla chiesa di San Francesco d'Assisi, il luogo dell'ultimo saluto. All'interno ci sono anche il padre del piccolo e la nonna, anche loro detenuti. A celebrare le esequie e il parroco. Il bambino la affidiamo al Signore, la affidiamo alla Madonna. Io l'ho immaginato questo bambino in quegli ultimi momenti della sua vita, forse nella sua innocenza. Se la mamma avrà insegnato a questo bimbo almeno i primi rudimenti della fede, le prime pregherine, credo che nello spavento, nel pianto si sarà rivolta alla Madonna. Le porte della chiesa si chiudono, ai funerali non è ammessa la stampa e mentre echeggiano le parole delle sacre scritture ci si domanda ancora increduli dove mai possa arrivare la violenza dell'uomo che per colpire il nonno arriva ad uccidere anche un innocente di soli 3 anni. E ricordiamo che c'è anche un'altra vittima, la giovane marocchina che conviveva con il nonno e i cui resti non sono stati ancora ufficialmente riconosciuti. Alla fine della messa funebre la folla è aumentata e si fa la fila per fare le condoglianze ai parenti delle vittime. Infine un volo di palloncini bianchi saluta il piccolo Cocò.